Cilio sfiorante, il cilio sfiorante è sempre più basso. Cioè dobbiamo andare a costruire un cilio sfiorante. Sul cilio sfiorante io voglio sempre che la mia portata passi in corrente critica. In corrente critica so qual è la portata, qual è l'espressione della portata, vedete Q al quadrato, in realtà viene messo un coefficiente, così in pratica costruttiva invece di usare B, BR che è la lunghezza del invece di usare la portata di progetto qui, uso lo 0,9 davanti, questa è un'indicazione costruttiva così dovuta alla pratica, al quadrato di diviso G, B con S, dove B con S è la lunghezza del ciglio sfiorante. L'incognito del problema qui è questa. Quanto lungo devo farlo allo sfioratore per sfiorarmi la portata che desidero? E anche qui l'altro elemento di progetto, se poi voglio sfiorarmi la portata che desidero, questo lo devo fare in riferimento sia ad una certa portata di progetto, sia a portate per esempio più grandi. Allora di nuovo ci metto la paranoia che mi serve per limitare la portata che sfugge. Quali equazioni uso per un problema di questo tipo? Indovinate, uso sempre la stessa equazione, uso l'equazione dei profili, l'equazione di conservazione dell'energia. Dove in questo cosa cambia rispetto ai casi precedenti? Rispetto ai casi precedenti, quello che cambia è il fatto che la legge di sfioro non è più alla radice della velocità torricelliana, ma se guardate bene c'è un termine che dipende dalla 3 mezzi, cioè 1,5. Questo perché qui l'altezza di sfioro viene considerata un'altezza di grandi dimensioni, quindi una specie di successione di fori successivi in quota, anche questo è un elemento di meccanica dei fluidi che dovreste ricordare, per cui se il battente non è piccolo, invece di andare come H-HP, dove HP è l'altezza del battente dal mezzo, va come H-HP alla 3 mezzo. A questo punto ho le mie equazioni. Quali sono le condizioni che io ho? Le condizioni che io ho sono l'altezza massima che io posso avere sopra lo sfioro e la portata di progetto, in questo caso dello sfioratore, cioè voglio che lo sfioratore mi sfiori una portata QPR. Come funziona questa equazione? Allora ho l'equazione, anche qui si tratta di capire a che tipo di moto è soggetta l'acqua nel dissabbiatore. Corrente lenta, perché vi ho detto che devo eliminare quanto più possibile la turbolenza, quindi è un moto subcritico. Comandano le condizioni di valle. Che equazione uso? Uso questa equazione qua. Come la integro? La integro da valle verso monte. Quello che ho però è il tirante di monte, quindi qua avrò delta H
uguale a tutta questa espressione di cui conosco Q, A, FRUD, I con F e J, per dx. L'incognita qui, quindi, se conosco tutte le variabili, qual è l'incognita della mia equazione? L'incognita della mia equazione qua in realtà è Q. Conosco il dQ e il dQ ce l'ho per unità di lunghezza. Ma l'incognita della mia equazione è quanta, cioè non è neanche Q, è quanta lunghezza devo usare per asportare la portata Q. Quindi questa equazione con tutti i dati noti, io la integro per differenze finite, tante volte quanto serve, tratto per tratto, fino a che non ho accumulato una lunghezza sufficiente per asportare la portata che mi serve asportare. Magari vi preparo con calma nelle prossime settimane un notebook in Python in cui faccio queste operazioni per lo sfioratore, così se dopo volete cimentarvi potete anche verificarlo in pratica che cosa succede. Una cosa interessante della lezione di oggi, a parte la velocità con cui ho fatto alcune cose che quindi magari non mi risultano immediatamente comprensibili, ma quello che mi serve è che voi abbiate, come dire, una visione generale di questi problemi, è che io praticamente ho sempre usato la stessa equazione, no? In un certo momento io ho detto, beh, questa è l'equazione della quantità di moto, però dal punto di vista sostanziale è sempre l'equazione dei profili con un 2 invece che un 1 davanti al termine che ha la portata. In ciascuna di queste applicazioni però il dQ su dx è stato differente e le condizioni in quali mi sono trovato erano assolutamente differenti, quindi io l'equazione l'ho usata praticamente in tre modi diversi. Anche questo è una caratteristica normale dei problemi quando si hanno problemi costruttivi, non è che uno, cioè quando si analizzano i problemi matematicamente, uno vede un'equazione di questo tipo e dice, ah, è H la mia incognita. Invece nel primo caso era H la mia incognita, però alla fine le condizioni costruttive mi hanno detto che la soluzione che dovevo usare era un'altra, seppure compatibile. Nel secondo caso era sì H la mia incognita, ma avevo una differenza del corso di X. Nel terzo caso la mia incognita vera dal punto di vista progettuale era la lunghezza dello sfioratore, quindi uso l'equazione in modo un po' invertito rispetto al solito. E questa è una cosa che voi dovete tenere in conto, nel senso che nelle varie situazioni in cui vi verrete a trovare, questo succederà sempre, spesso, quindi non è che una volta data l'equazione voi sapete come operare, dovete, quell'equazione vi serve per risolvere un determinato problema. E questo è il messaggio, diciamo, generale. Dopo appunto questa parte ho tenuto a raccontarvela così in modo veloce perché mi sembra rilevante, ma non è una parte che generalmente chiedo all'esame, insomma. Però voi dateci comunque un'occhiata.